Musica e teatro per spiegare ai più giovani con linguaggi moderni ciò che la lotta partigiana ha rappresentato per l'Italia. Ed è proprio con uno spettacolo teatral musicale Resistenza Pop dell'artista Giampiero Aloisio, dedicato alla vicenda del partigiano bambino Mario Aria Ghiglione, che Consiglio regionale del Piemonte e Comitato per la Resistenza e la Costituzione hanno deciso di inaugurare al Polo del Novecento il fitto calendario di iniziative promosse per celebrare la liberazione, che culmineranno il 25 aprile in Piazza Arbarello con il concerto dei Modena City Ramblers, storica band di Combat Folk. Storia e musica torneranno a intrecciarsi il 21 giugno, Festa della Musica, con un concerto che Palazzo Lascaris da qualche anno dedica a un giovane partigiano che ha perso la vita. Da 4 anni, da quando ho questa responsabilità, ogni anno dedichiamo la Festa della Musica a un giovane partigiano ucciso. Quest'anno dedicheremo a Vera e Libera Arduino, due giovani partigiane, diciamo, meno note rispetto alle altre, come è successo spesso alle donne durante la guerra di liberazione, che avevano 16-18 anni, uccise assieme al padre alla Pellerina. A rendere particolarmente significativa la Festa di Liberazione, quest'anno i 70 anni di entrata in vigore della Costituzione e gli 80 dalla promulgazione delle leggi razziali. La Resistenza ci insegna che bisogna essere antifascisti, ma l'antifascismo oggi non è soltanto avere antipatia per Mussolini o per i gerarchi o per lo stesso Hitler e quindi essere antinazisti. Io credo che il fascismo continui ad essere un modo di essere, il modo dell'arroganza, della violenza, della mancanza dei diritti delle persone. Essere antifascisti oggi vuol dire questo, vuol dire contrastare un modo di essere e riaffermare il senso dell'uguaglianza, della libertà e della democrazia. Cosa fu la Resistenza? Sacrificio, dolore e gioia? La Resistenza fu sacrificio, fu sofferenza, fu fame, fu freddo, ma fu anche gioia, quella di sentirsi in tanti dalla parte della giustizia e della storia.